Ben ritrovato a tutti amici sportivi, amici amanti del calcio, soprattutto eh, amici di Orizzonti United. Una nuova puntata di Orizzonti News che, come avete potuto vedere, è iniziata in maniera diversa quest'oggi. Abbiamo infatti voluto omaggiare e rendere insomma, il giusto merito, il giusto contributo agli allievi 98, agli allievi fascia B99, giovanissimi 2000 che hanno conquistato la, il regionale, la qualificazione alla fase regionale. Quindi, davvero grandissimi complimenti anche da parte nostra. Soddisfazione per tutti, per i ragazzi, per i mister, per la società soprattutto. Ci ha voluto proprio raccontare la sua soddisfazione Alessandro Trusciglio, direttore sportivo del settore giovanile. Alessandro Trusciglio, direttore sportivo del settore giovanile di Orizzonti, credo, penso piacevolmente soddisfatto perché insomma allievi, allievi fascia B e giovanissimi si sono qualificati per, il, per i regionali, un veramente un gran bell'obiettivo. obiettivo. Ma sì, decisamente è un grande obiettivo. Diciamo che era quello che ci avevamo prefissato un po' con, con il Presidente a inizio anno, come ci eravamo detti tutte le altre volte che ci siamo un po' incontrati. E, diciamo che ce l'abbiamo fatta, siamo molto contenti, abbiamo fatto molto bene secondo me con i 2000 soprattutto, ma i 98 hanno fatto veramente bene, i 99 lo sapevamo. No, andata, sono molto soddisfatto, devo dirti la verità. Eh, in tempi non sospetti avevo detto che potevamo fare bene, eh, conoscendo un po' i gruppi, e eh, alla fine eh, il tempo mi ha dato ragione, direi che mi ha dato ragione. Gli allievi 98 hanno insomma, avuto un percorso impegnativo, un campionato che li ha tenuti in sospeso, insomma una qualificazione che è arrivata in maniera matematica e definitiva proprio all'ultima giornata. Soddisfazione naturalmente e grandi sorrisi da parte dell'allenatore del degli allievi 98, Giuseppe D'Agostino, che ci ha voluto così raccontare le sue emozioni. Giuseppe D'Agostino, il mister degli anni 98, grandissimi complimenti per questo passaggio regionale, insomma eh, ce lo aspettavamo ma ci avete veramente dimostrato con un 11 a 0 che la determinazione era tantissima. Sì, direi proprio di sì, infatti fino all'ultima partita era in ballo questa qualificazione perché appunto questo girone non era poi così semplice, eravamo quattro pretendenti secondo me per due posti. E siamo riusciti a, a spuntarla sulle altre. Però, appunto, l'ultima partita è secondo me la ciliegina che fa capire la, la serietà di, di mentalità che ha acquisito questo gruppo. Perché, appunto, non è, non è mai facile andare a giocare contro l'ultima in classifica, e specialmente quando sappiamo che loro hanno una forza magari inferiore alla nostra per quanto riguarda la la rosa sia sotto l'aspetto tecnico ma anche magari sotto l'aspetto organizzativo e penso che noi sia come gruppo che come società eh, abbiamo fatto la differenza su tutte le altre società e, e la classifica lo dimostra. Voglio fare ancora un complimento veramente importante ai ragazzi perché noi mister... Possiamo essere preparati sotto tutti gli aspetti, però, se dall'altra parte non c'è qualcuno che va in campo a sudare, per quello che è il nostro stemma che portiamo alla sinistra di questa maglia sarebbe tutto del lavoro un po' inutile il nostro. Quindi, complimenti veramente a loro e a tutte quelle persone che mi sono state vicine in questo percorso fino ad oggi. Un percorso invece decisamente più semplice o comunque apparentemente più semplice è quello degli allievi fascia B99 che tranne la sconfitta contro la capolista, il volpiano, insomma, hanno vinto tutte le partite. Si sono quindi qualificati comunque anche loro in maniera matematica nell'ultima giornata, eh, grande soddisfazione naturalmente anche da parte del, dell'allenatore Fabio Francisca. Fabio Francisca, allenatore allievi fascia B99, complimenti davvero. La, la vittoria di oggi vi ha portato matema matematicamente secondi in classifica e ai regionali. Come, come ti senti intanto rispetto a, questa, a questo traguardo? Beh, era quello che ci eravamo prefissati, sono contento di, di averlo raggiunto perché insomma è, è, comunque, è stato faticoso perché nonostante noi abbiamo perso e anche magari malamente la prima partita a Volpiano, e abbiamo vinto tutte le altre. Se oggi noi avessimo sbagliato questa gara qui, rischiavamo di fare gli spareggi col Chivasso. Quindi è una fase che nonostante tu incontri squadre che magari non sono organizzate, squadre che giocano poco a pallone, squadre che cercano solo di impedirti di giocare a calcio, se non fai tutto più che bene rischi di non accedere alla fase successiva, e sarebbe stato veramente un peccato. In effetti vi abbiamo seguiti proprio nella prima e anche all'ultima. insomma vi abbiamo un po' eh, lasciato eh, eh, rincorrere questo obiettivo. E rispetto appunto a quello che ci siamo detti, raccontati in no, quell'occasione, eh, cosa è cambiato? Ci sono stati dei cambiamenti, dei miglioramenti? Insomma, qual è intanto finora il tuo, tuo giudizio su questa squadra? Ma io direi buono perché comunque i ragazzi... Durante tutti gli allenamenti, dal 25 agosto, che è il primo giorno che abbiamo iniziato, ad oggi, eh, si sono sempre comportati bene, in campo e fuori, eh, in campo hanno sempre risposto a tutte le mie sollecitazioni. Per cui, è una cosa, secondo me, molto importante è una cosa che ci può permettere, di, spero, di fare bene anche nella, nella fase successiva e mh, sicuramente ci sono stati dei, dei miglioramenti anche singo, singo, dei singoli e credo della squadra, insomma io credo che una squadra che cerca di giocare a calcio per me questo è fondamentale. Quali cambiamenti ci saranno, se ci saranno nel, nell'approccio durante gli allenamenti, visto che adesso si parla di regionali? Ma io mh, durante gli allenamenti ho sempre fatto un lavoro comunque che... Eh, doveva già cercare di portare i ragazzi a quello che sarebbe stata la fase successiva non, non, ho, non ho impostato un lavoro che doveva essere B per poi diventare A nel momento in cui noi avessimo raggiunto l'obiettivo per cui eh, dovranno essere loro forse cambiare un pochettino la, la mentalità nel senso che eh, in questo caso ti trovi a trovare delle altre squadre e a guardarle sempre dall'alto verso il basso, nel senso che non per carità, non, non come presunzione, ma per il fatto che comunque cercavi di giocare a calcio e bene o male avevi qualcosa in più sicuramente. Da adesso in avanti trovi squadre che sono tutte attrezzate, squadre che sono organizzate, per cui se non fai le cose al meglio e Questo significa che non devi trascurare i particolari, che non puoi permetterti di arrivare, magari come oggi o come in tante altre partite, 5, 6, 7, 10 volte davanti la porta e magari non capitalizzare. Nel momento in cui sei nella fase regionale, sbagli tu una volta, ti fanno gol. Arrivi 5 volte e non la butti dentro, finisci 1-0 per gli altri, e quindi te torni a casa senza aver raccolto nulla. L'obiettivo di questa seconda parte, quindi di stagione, il tuo personale e anche insomma, per la tua squadra? Il mio è sempre quello di, di vedere ogni, ogni partita una squadra che ha acquisito qualcosa in più e, e gioca un po' meglio a, a calcio della volta precedente. Per la squadra, per la società l'augurio è quello di arrivare il più in alto possibile perché insomma noi siamo qui per questo, la società ha i suoi obiettivi, ha cercato di, di metterci in condizione di poter lavorare bene e sotto questo profilo non, non ho niente da dire, anzi penso che non ci siano molte squadre di, della nostra categoria che possono permettersi di avere due campi su cui allenarsi a completa loro disposizione. Quindi eh, direi che sotto profilo organizzativo, Pullmini, credo che bisogna fare un plauso alla società. E quindi niente, dovremmo essere bravi noi e cercare di fare il nostro meglio per far sì che l'orizzonte di cui porto qui lo stemma eh, sul, sul cuore possa arrivare il più in alto possibile. Protagonisti degli allievi 99, eh, Vincent Danese e Robert Ciprian Calfa, che abbiamo ascoltato proprio al termine di, della partita contro il Montanaro, insomma, e quindi ci hanno raccontato le emozioni di questa qualificazione. Sentiamoli. Vincent Danese, adievi Fascia B99, complimenti veramente, eh, siete in, al momento la seconda squadra che è passata ai regionali, insomma direi un bel bottino anche per voi. Sì, oggi abbiamo giocato bene, eh, anche se non era una partita da sottovalutare, era una partita importante per passare ai regionali e, e abbiamo fatto bene. Eh sì, perché in effetti Montanaro insomma, era tra queste quattro oltre al Volpiano, voi e il Chivasso, insomma, eravate proprio queste, queste squadre a contendervi un po' il passaggio, però direi che le vostre vittorie, al di là della sconfitta contro la capolista, insomma, la, la, dicono, la dicono tutta. Eh. Come è, com è andata intanto questo campionato? Sei soddisfatto? Sì, abbiamo giocato bene tutte le partite, eh, anche col Volpiano, anche se abbiamo perso, ma ci siamo impegnati. Erano più forti tecnic te tecnicamente, ma ci abbiamo messo testa e cuore. Eh, questo è importante. Senti tu l'anno scorso con Correal Canavese hai vinto la, la, la fase provinciale, sei andato al, appunto, ai regionali e quindi hai comunque già una tua esperienza in questa, in questa seconda fase un po' più importante e più impegnativa rispetto a quella che avete appena fatto, con tutto il rispetto. E, mh, que, cosa la, appunto forte di questa esperienza, cosa ti, come, come ti senti rispetto a, a questa vittoria e quindi questo passaggio di quest'anno? Allora, i regionali i ritmi sono molto più veloci e le squadre sono molto più forti eh, e anche impegnative. Eh, L'anno scorso abbiamo fatto un buon, un buon campionato, siamo arrivati terzi. E, mm, ci sono, ci sono mol molte squadre forti, eh, sia qua in Piemonte che in altri, in altri posti. Ma noi adesso siamo, passa pass siamo passati e cerchiamo di far bene. Che campionato ti aspetti? È ancora più duro rispetto all'anno scorso? La squadra non è quella dell'altro anno, ma ce la possiamo fare perché abbiamo una buona squadra e dei buoni dei giocatori. Cigliano Carni di Paolo Causone. La carne da 60 anni, una tradizione di famiglia. In via Bobba 38 a Cigliano. Ristorante Il Peso 1897. Cucina D'Antan. Prodotti a chilometro zero. In piazza Matteotti a Cigliano. Siamo con Robert Calfacifriano, a cui facciamo intanto i complimenti per tutti i gol che hai fatto finora, il gol di oggi e soprattutto per questo, questo grande obiettivo che avete raggiunto. Siete contenti? Sì, sì molto. Speriamo di fare bene anche i regionali e come sarà anche il prossimo anno speriamo di restare ancora qua. Eh sì, tra l'altro avete comunque fatto un ottimo percorso, avete perso poi alla fine solo con la capolista, il Volpiano che si sapeva essere una squadra forte. Sei contento intanto di, di come è andata questa prima parte di stagione? Sì, sì, molto. Spero di restare ancora in questa grande squadra e poi crociamo le dita di andare avanti in altre squadre molto più competitive. Uh -huh. Senti, tra l'altro avete battuto il Chivasso, che è la squadra da cui tu provieni. come è, è stata un'emozione eh, incontrarli? Sì, tanto eh, come anche il gol che ho fatto, soltanto che è anche un po' mi dispiaciuto perché <ride> è stata la mia ex squadra che mi ha portato fino a questi livelli. È una cosa bella che hai detto effettivamente. Ascolta, dove ti piacerebbe arrivare eh, in questi regionali? Il più alto possibile? Sì, verso i primi tre, anche, pre, anche i primi quattro va bene sarebbe già effettivamente un gran bel risultato. Sentito ancora tanti eh, bocca al lupo, complimenti davvero e ci aspettiamo ancora tanti gol. Eh? Ok, grazie tanto. <ride> Eccoci insieme a Matteo Baretti, difensore dei Giovanissimi 2000, neopromossi insomma, al campionato regionale. Che emozione è? Quest'anno ci siamo divertiti molto, abbiamo fatto un gran campionato, abbiamo fatto tanti gol e ne abbiamo subito solo uno. E andiamo ad affrontare questa nuova sfida che è quella contro i regionali, appunto. E cercheremo di far bene e poi vedremo come andrà. E ogni partita ce la giocheremo e, appunto, cerchiamo anche di andare avanti e se riusciamo anche di far bene i regionali. Eh, sì, tu sei un difensore, avete preso un gol. Insomma, ti spiace un po' aver rovinato la media, eh, sì, perché abbiamo preso un po' che okay, è stato un gol, una distrazione dalla difesa, eh, però. Capita. Insomma avete una bella differenza reti, direi che possiate essere più che soddisfatti. Insomma, questi regionali come te li aspetti? Duri, impegnativi, come, come li affronterai? Ogni partita sarà molto impegnativa perché ci sono le più forti di tutti i gironi e ce la giocheremo sul campo, appunto. Una fase provinciale invece da record, quella dei Giovanissimi 2000, non ne hanno sbagliata nessuna, le hanno davvero vinte tutte, miglior attacco, miglior difesa, insomma davvero un campionato strepitoso, una prima fase provinciale davvero eccellente, una qualificazione regionale naturalmente più che meritata. Sentiamo subito i protagonisti, i Giovanissimi 2000. Fabio Salono, centrocampista dei giovanissimi 2000, avete stravinto questo campionato provinciale, insomma avete raggiunto un gran bell'obiettivo. Come ti senti? Ma, mo, molto bene perché era la mia prima esperienza. Giocare questo, questo girone è abbastanza facile. Però sono molto contento perché è la prima, prima volta ai regionali, perché non ero mai andato. E abbiamo sviluppato un buon gioco quest'anno, uh, abbiamo fatto tantissimi gol e purtroppo abbiamo subito uno. E... Senti, appunto proprio perché avete sempre stravinto, bisogna dirlo, avete fatto goleade su goleade. E quando vi è sembrato di poter dire ce la stiamo veramente facendo? Con la, sulla, con la partita contro il Canada, dove abbiamo vinto 2-0. Che erano, anche loro erano i favoriti per passare i regionali e noi ci siamo molto impegnati e concentrati e siamo riusciti a superare la partita. E adesso dove vorresti arrivare? A un buon punto, sul campionato regionale, beh, fare una buona prestazione. Mosca, di Dilan Mosca, esterno basso, giovanissimi 2000. Insomma, come è, com è andata questo quest inizio stagione? Alla grande? Ah, benissimo, Sono, siamo molto contenti del traguardo che abbiamo raggiunto. Anch'io personalmente, perché alla fase regionale non ci ero mai arrivato. E potremmo metterci in mostra, comunque, giocando contro squadre al nostro livello anche più forti, molto, spesso più forti. E eh sì, voi avete fatto un percorso eccezionale, effettivamente adesso affronterete un campionato completamente diverso, in effetti squadre regionali che hanno a loro volta vinto appunto, le fasi provinciali, mi intimorisce questo o vi sprona insomma, a far meglio? No, secondo me ci incoraggia comunque a dare il meglio di noi stessi e a me personalmente eh, mi dà una nuova sfida e quindi sono contentissimo di poter, di poter mettermi in mostra. C'è una partita in particolare che ricordi di questa fase provinciale, che ricordi maggiormente, in positivo o in negativo? È probabilmente la partita in casa contro il Canada, perché siamo riusciti a vincere per 2-0 giocando da squadra e quindi dando delle soddisfazioni. È una bella cosa quella che hai detto, complimenti. Grazie. Dennis Rinaldi, il jolly di questi giovanissimi 2000. Intanto ti piace questo ruolo interscambiabile? Certo, secondo me è anche un'ottima possibilità per migliorare le mie prestazioni tecniche. Perché fac in, facendo tre ruoli, diciamo, riesco a migliorare, come ho detto prima, e secondo me è molto utile. Ti è servito in, questa, in questo primo percorso, intanto complimenti per il raggiungimento dei regionali. Grazie. Sì, secondo me è servito molto, eh, come ho detto, è utile. Mi è servito soprattutto anche per capire diciamo, la gravità della situazione in ogni ruolo: cosa devo fare, come mi devo comportare e riconoscere cosa devo fare in ogni circostanza. Quindi. Complimenti, è un ruolo impegnativo in effetti. Ascolta, adesso ricomincerà la fase regionale, più impegnativa naturalmente. Che emozioni hai nell'affrontarla e quali sono, qual è il sogno nel cassetto per quello che ti riguarda e anche per quello che riguarda la, la squadra? E io personalmente sono molto felice di andare a giocarmi in regionali, anche perché è un'ottima vetrina per mettersi in mostra. Adesso siamo riusciti ad accedere alla fase dei regionali, adesso sarebbe buono anche posizionarci. In andare in una buona posizione e spero di, almeno di arrivare nel, sul podio Michael Savantros super attaccante dei giovanissimi 2000 con all'attivo tantissimi gol quanti ne hai fatti questa? 34 sei veramente direi il stra di questa stagione, questo inizio di stagione perlomeno. Ascolta, prima di arrivare a questo grandissimo traguardo, eh, tu quest'estate sei arrivato a Orizzonti, eri eh, voluto da tantissime squadre e hai scelto questa. Ci racconti come è andata e come mai hai scelto Orizzonti? Eh, ho scelto questa società perché ritenevo fosse la migliore per le mie, le mie caratteristiche personali come giocatore e... Mi piace molto come ambiente, come società, i compagni soprattutto e il modo di giocare. Mi piace molto il Mister come, come arena. Eh, boh, Quindi insomma sei contento della sì. scelta. Sì, sì, contento. Questa è una cosa molto bella. E insomma tantissimi gol davvero? Che emozione è ogni volta che segni? Che emozione è appunto pensare ad averne fatti così tanti? Ma le emozioni nessuno. <ride> Mi piace solo il comportamento dei compagni che mi aiutano a andare in porta a fare molti gol tutti i gol avvengono grazie ai miei compagni è una cosa molto bella e quindi insomma, ci aspettiamo che questo riaccada anche nei regionali insomma, al di là di tutto saranno partite molto più impegnative con tutto il rispetto per le avversarie che avete incontrato finora però è innegabile che il campionato regionale è sicuramente più impegnativo però ci aspettiamo tanti gol di nuovo eh. sì, è una, una nuova esperienza anche per me non ho mai affrontato i regionali, però ci saranno molte squadre al nostro livello, a volte anche un po' più forti. Quindi il tuo piccolo sogno nel cassetto per questa stagione qual è? Ma, possibilmente vincere i regionali, <ride> poi, poi quello che raggiungiamo ben venga. E terminiamo quindi questa carrellata di, di giovani del settore giovanile appunto con il mister dei Giovanissimi 2000, un grande uomo di sport, Enzo Vineis. Enzo Vineis, complimenti davvero per il passaggio regionale de, che ti riguarda, insomma che arriva dalla tua squadra, Giovanissimi 2000. Eh, Come è andata? Insomma, Vogliamo sentire da te questo percorso, che cosa, che cosa è successo? Se ti ricordi ci eravamo trovati un mesetto fa quando giocavamo con Livrea e ti avevo detto che era un buon gruppo ma dove, che dovevamo lavorare molto molto molto. Ti confermo a tutt'oggi che veramente è un grande gruppo sotto tutti gli aspetti, sotto tutti i livelli, eh, dal, dal punto di vista comportamentale che è una cosa molto importante e poi l'avete visto anche dalle interviste dei, dei ragazzi. È dal punto di vista dell'applicazione sul campo che stanno facendo cose, cose nuove. Io ho fatto un discorso delle volte, mi chiedo anche se sono discorsi troppo impegnativi per i ragazzi, però io gli ho detto che li volevo allenare da professionisti, però pretendevo da loro un comportamento da professionisti. E e devo dire che, che lo stanno facendo. Proprio dal punto di vista comportamentale, dal punto di vista dell'applicazione, dell'impegno, dell'amicizia, è, è un grande spogliatoio. Sono 23 nella rosa. A dicembre sicuramente arriverà qualche rinforzo, perché è giusto che se, andando i regionali è giusto rinforzare quei settori dove noi vediamo che c'è qualche, qualche lacuna. Ne ho già parlato con i ragazzi, qualcuno sta già provando con noi e i ragazzi lo accettano veramente di cuore. Questa dimostrazione che è veramente un gruppo esemplare. Che dire altro? Siamo uno degli obiettivi. Allora, io avevo posto tre obiettivi. Il primo era quello di creare uno spogliatoio, un gruppo e ci siamo riusciti. Il secondo obiettivo era quello di di aumentare il bagaglio tecnico dei ragazzi, quindi migliorarlo e siamo sulla buona strada, io come terzo obiettivo avevo posto i regionali e, e ci siamo riusciti, non pensavo in modo così, non diciamo facile perché di facile non, non c'è mai nulla, in questo girone eravamo tre squadre brave, fortine, una purtroppo il Canada ha dovuto lasciare eh, malgrado tutto con delle buone individualità. Forse noi abbiamo un bel gioco eh, di gruppo, il fatto che Savan abbia detto che i 34 gol sono dovuti al gioco corale e quindi non solo per merito suo eh, è una bella cosa, è una bella espressione. E veramente sono molto 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 entusiasta, non credevo veramente che dopo due mesi questi ragazzini raggiungessero questo livello. Sì, si percepisce, abituata, insomma, a sentire i ragazzi un po' di tutte le categorie, quando c'è il gruppo si percepisce anche quando fai delle interviste singolarmente. Sì, io vengo ad allenare intanto faccio i complimenti al mio staff, ai miei dirigenti, al direttore sportivo Truciglio, per avermi dato questa possibilità. Io vado sempre orgoglioso del lavoro che faccio, ma anche specialmente della squadra che alleno. Io vengo veramente con voglia ad allenare. Gli anni precedenti un pochettino questa voglia era scemata, invece adesso ci stiamo allenando veramente tanto, sudiamo tanto, eh, però quando ci sono i risultati si viene volentieri al campo. Archiviata quindi questa, questa parte dedicata alle celebrazioni delle squadre che hanno avuto l'accesso alla fase regionale del settore giovanile, torniamo ad occuparci di Eccellenza. Quindi vediamo cosa è successo domenica scorsa sui campi, soprattutto un Orizzonte United che è tornato a vincere, quindi a far sorridere, a far sognare i propri tifosi. Vediamo eh, i risultati: Ai Greville Caselle 3-1, Ivrea Borgaro 2-0, Baveno Verbania 3-0 gassino Sarrafaele Orizzonti 0-2, Gozzano Charvensod Sod 5-1, Junior Biellese viogliese 1-1, Nove Calcio Grugliasco 2-0, Omegna Santià 2-0, Barallo Pombia Volpiano 1-3. In Gozzano, in classifica, continua ad essere appunto, primo con 36 punti, seguito dal Volpiano 28, il Città di Baveno 24, ai Greville 22, Ivrea 21, Orizzonti e Gassino San Raffaele 19 punti, 9 Calcio 16, a 14 punti abbiamo il Borgaro, il Caselle, il Varallo Pombia, la Junior Biellese e l'Omegna, a 11 punti Santia e Biogliese, a 9 punti il Grugliasco, a 8 il Verbagna e lo Charvensot chiude a 4 punti. Prossimo turno eh, vedremo Biogliese, Valmos, Gozzano, Borgaro, Omegna, Caselle, eh, scusate, Grugliasco, Aigreville, Caselle Calcio, Varallo, Pombia, Orizzonti United, Nove Calcio, santia Junior, Biellese, Charvensod, Città, Città di Baveno, verbagna Gastino, sarafele e Volpiano, Calcio, Ivrea. Albergo-ristorante Nord America: cucina raffinata, cortesia e gestione familiare. In corso d'annunzio 149 a Cigliano. Inauguriamo in questa puntata uno spazio dedicato al CSI, eh, sponsorizzato dall'Hotel Ristorante Nord America di Cigliano. Quindi andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati e la classifica del appunto, CSI eh, veterani girone Beta. Bollengo Veterani Valchiusella rinviata, Amatori Azzeglio Pro Loco Caravino 1-10, la Fontana Ivrea Veterani 1-5, Montaltese Sangrato 3-1, ehm, Real Mamento Speciale Calcio 0-2, Pavonese Piverone 1-2, Stella Bianca Cigliano 2-3. La classifica vede la Proloco Caravino 21 punti, la Montaltese 18, il Piverone Calcio a 16, Speciale Calcio 15, Ivrea Veterani 14, Cigliano 13, Stella Bianca 10. Sangrato e eh, Polisportiva Pavonerese 9, Bollengo Veterani 7, La Fontana 3, Realmamento 1 e a 0 punti chiudono la classifica Valchiusella e Amatori Azeglio. Per questa ricchissima puntata è davvero tutto. Proprio abbiamo voluto darvi il più possibile, offrirvi il più possibile. Quindi ci vediamo la settimana prossima, seguite soprattutto questo fine settimana un importantissimo big match. Sabato pomeriggio Est Regionale Volpiano Orizzonti United. Alla prossima!